Ti volevo chiedere proprio questo, visto che per leggere bene le etichette necessariamente bisogna stare tra gli scaffali, in questo momento, come giustamente hai detto tu, non è proprio il caso. Fare la spesa in quarantena in questi giorni è un po' difficile, diciamocelo, per tutti, a maggior ragione per chi ha bisogno di seguire un'alimentazione particolare. Allora, puoi dare qualche consiglio su come organizzare al meglio la spesa unendo intolleranza e quarantena? Allora, posso parlare, come ho detto, della mia spesa, perché anch'io ho dovuto affrontare questo problema. Poco tempo, prodotti che molto spesso cambiano l'etichetta senza che nessuno ci dia un avviso, perché se c'è un marchio di certificazione, questo prodotto deve attendere alle regole della certificazione, quindi se c'è un cambiamento viene data la comunicazione, ma se il prodotto non ha una certificazione, può cambiare l'etichetta quando vuole. Noi dobbiamo stare però sempre lì a leggere, quindi in questo periodo mi sento di dire non cambiate prodotto, cioè non andate a sperimentare nuovi prodotti che magari non sapete, non conoscete bene l'etichetta, non avete mai avuto tempo di leggerla. E io quello che ho detto, cerchiamo di comprare degli ingredienti che siano un po' versatili, che possano adattarsi a varie ricette. Per esempio, partendo nella spesa, frutta e verdura non contengono lattosio, fresche soprattutto, quindi si possono consumare di ogni tipo e di ogni genere. Reparto, ho cercato di dare in una diretta Instagram, diciamo, delle indicazioni a seconda di come è, diciamo, organizzato generalmente tutti i supermercati, quindi affettati. Attenzione che anche questi possono, i salumi possono contenere lattosio, quindi scegliere gran parte di ora riportano senza latte e derivati sull'etichetta sul fronte, quindi prosciutto crudo che, piuttosto che prosciutto cotto o una bresaola, comunque leggete sempre. Nel reparto dei latticini, comprare qualche delattosato, sempre con la percentuale più bassa, inferiore a 0,01%, proprio perché per non incorrere in alcuni problemi. O se uno conosce già dei prodotti che tollera anche quello 0,1, ben vengano. Io dico sempre al momento partiamo con la percentuale più bassa, che possono essere utilizzati in varie ricette, ad esempio con la pasta sfoglia, anche questa controllare, prendono una pasta sfoglia che siamo abituati a utilizzare, che non contiene burro al suo interno, e magari si possono fare delle torte salate piuttosto che appunto dei primi piatti o magari della pasta al forno, come ci hanno mandato delle ricette, le lasagne, quindi utilizzare dei prodotti che conosciamo e che possono essere utilizzati in varie pietanze, in varie insomma, in ricette, quindi mi sento, io ho cercato di organizzare la spesa così e di controllare le date di scadenza proprio per non andare troppe volte al supermercato, una volta a settimana è anche troppo, quindi non mi sono ancora affidata al delivery, sono onesta, perché ho detto mi affido al delivery quando appunto ora si stanno adoperando dei locali del progetto Senza Lattosio Fuori Casa, me ne danno modo e sono sicura che fanno prodotti senza lattosio. Il resto, non sapendo e conoscendo che c'è molta confusione ancora oggi nei ristoranti piuttosto che in pasticcerie e gelaterie, io personalmente non mi sono fidata. Ora mi adopererò perché ho visto per fortuna che tanti dei nostri locali che aderiscono al progetto si sono insomma, adeguati, hanno iniziato a fare il delivery, quindi lì ben venga. Gli altri sono un po' intimorita, soprattutto in questo periodo che magari l'attenzione può non essere così elevata sull'ingrediente che contiene lattosio, una disponibilità limitata, quindi vado cauta. Comunque, la nostra piramide alimentare prevede anche un apporto di latticini dove tollerati, che sono circa 2-3 porzioni al giorno, dando preferenza a latticini freschi, se sono intolleranti ovviamente senza lattosio, o 50 grammi di formaggi stagionati come parmigiano, reggiano, grana padano. Quindi è molto importante avere una dieta variegata. Non, io da intollerante qua dico non diamoci delle restrizioni perché il timore, l'ansia di dire questo alimento contiene lattosio, perché potrei andare incontro a delle carenze inutili, perché tanti alimenti non lo contengono lattosio di per sé di natura. Quindi impariamo bene dove potrebbe essere aggiunto, non solo perché è presente in natura come nei latticini, ma può essere aggiunto dall'industria. Perché diciamo, sto lattosio ha tante proprietà, quindi non si trova solo nei latticini, ma potrebbe essere presente nei salumi piuttosto che in alcuni tipi di prodotti confezionati da forno, e grissini, alcuni tipi di cioccolato, fondente. Quindi stare attento oltre ai medicinali e agli integratori. Quindi Certo. l'importante è informarsi e
e non fare delle scelte drastiche che a oggi non hanno nessuna evidenza di aiuto se non di creare delle restrizioni. Non vorrei che poi dopo si concepisse l'intolleranza lattosa come una restrizione assoluta, che invece non è. Fate un like a questo video se vi è piaciuto, Mettete condividetelo. like anche la pagina di Aia, mi raccomando, Instagram. Like a tutto. E grazie per essere stati con noi. Al prossimo appuntamento. Ciao, ciao, grazie. Buon appetito. Ciao a tutti.